Da quello che abbiamo detto poco fa, potrebbe sembrare che la forza di Lorentz compia lavoro su queste particelle cariche, perché abbiamo detto che le spinge verso il basso e le fa scorrere, generando così la corrente elettrica. In realtà questo non è vero, perché noi sappiamo che la forza di Lorentz, essendo sempre perpendicolare alla velocità delle particelle, non può mai fare lavoro. E questo principio è rispettato anche in questo caso, vediamo perché. Appena le particelle si mettono in movimento con una certa velocità di deriva, la loro velocità totale di spostamento si inclina e diventa la somma vettoriale tra la velocità di trascinamento verso destra dell'asta e la velocità di deriva. Automaticamente anche la forza di Lorentz totale su questa particella si inclina per mantenersi sempre perpendicolare alla velocità totale. La forza di Lorentz ha quindi due componenti, una lungo l'asta, forza di Lorentz parallela, e l'altra perpendicolare all'asta, rivolta verso sinistra, forza di Lorentz perpendicolare. In pratica, mettendo in movimento le particelle cariche, nasce questa ulteriore velocità, la velocità di deriva, che fa nascere a sua volta la forza di Lorentz perpendicolare all'asta. Dunque, la forza di Lorentz totale è perpendicolare alla velocità totale, quindi non fa nessun lavoro. Quella che abbiamo identificato come forza elettrica è solo la componente parallela della forza di Lorentz. Quindi, per concludere, la componente parallela della forza di Lorentz la vediamo come forza elettrica e quindi derivante da un campo elettrico che va verso il basso. Quella fa lavoro. La componente parallela della forza di Lorentz, cioè questa forza elettrica, fa lavoro. Mentre l'altra componente fa una specie di attrito, cioè agisce da freno, una specie di freno magnetico che fa rallentare, come vedremo meglio più avanti, il moto verso destra dell'asta.